Oggi ci troviamo a Valdobbiadene per riproporvi il percorso turistico che si è svolto durante il 21° seminario nazionale di Gnomonica proprio qui a Valdobbiadene tra il 24 e il 26 di marzo 2017. Tante volte prendiamo aerei, treni, ci spostiamo da casa per visitare dei luoghi bellissimi, senza accorgerci delle bellezze che proprio stanno al di fuori della porta della nostra casa. Ecco che abbiamo deciso quindi di mostrarvi il centro della nostra bellissima Valdobbiadene attraverso un giro turistico tutto particolare che va a scoprire i luoghi, i monumenti più belli. A Valdobbiadene il culto di San Martino risale almeno al VI secolo. Impossibile sapere se questo tempietto fosse un santuario già presente sul territorio. Si sa comunque che già in epoca antichissima a Valdobbiadene vi era una borgata che si chiamava prima Martiniacum, poi Martiniacum, oggi Martignago. Da epoca remotissima comunque, lungo il pendio, detto la costa, che reca il santuario di San Floriano, era edificato l'oratorio di San Martino, nel periodo medievale annesso ad un ospizio per i bisognosi. Viene elencato nella decima papale del 1297, fu rifabbricato nel 1806. Ha subito i danni della Prima Guerra Mondiale ed è stato ricostruito in seguito fedele all'immobile ottocentesco. Sembra che una chiesetta di San Floriano esistesse già dal tempo dei Benedettini di Santa Bona. Parliamo del XIV secolo. Questi avevano dei possedimenti a Valdobbiadene ed avevano qui il loro convento. La chiesa di San Floriano doveva essere un romitorio, cioè una chiesetta isolata che usavano per i periodi di meditazione e di preghiera. Ai tempi in cui la chiesetta era affidata ai frati, fu fissata la festa del 4 maggio, giorno in cui veniva benedetto il sale bovino usato per le mandrie che d'estate venivano portate in alpeggio. Veniva poi completamente ristrutturata nel 1724. Il primo campanile faro risale invece al 1802. Il conflitto del 1518 è disastroso anche per San Floriano, che viene quasi completamente distrutta. Negli anni successivi viene ricostruita, ampliata e dotata del piazzale antistante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale venne nuovamente ampliata con la cappella dedicata alla Madonna di Fatima per tenere fede ad un voto, ovvero se la Vergine avesse serbato illeso il paese dalle incursioni belliche e stragi, i valdobbiadenesi avrebbero costruito un nuovo altare da dedicarle. Il 17 febbraio 1946 tutto il paese si reca in processione al santuario, insieme a due carri di sabbia, ghiaia e pietre trainati dai parrocchiani. Viene quindi svolta la cerimonia di benedizione della prima pietra. Nel 1952 il decoratore Vittorio Giacomello dipinge l'interno del tempio. Il 19 marzo 1953 viene inaugurato l'altare di destra, che doveva essere dedicato alla Madonna, collocando la tela raffigurante Pio X, opera del pittore veneziano Alessandro Pomi. Tra le opere di pregio all'interno della chiesa, merita senz'altro citare l'altare in legno intagliato e dorato dedicato a San Floriano, presumibilmente risalente al secolo XVII. La pala raffigurante San Floriano tra San Francesco e San Gottardo è opera delle sorelle Saccardo, fine 1800. Nel 1954 un camion rimasto senza freni si schianta sulla chiesa demolendone l'angolo nord-est, senza però ferire nessuno, nemmeno l'autista che rimane miracolosamente illeso. Tony Benetton nasce il 16 febbraio 1910 a Treviso e muore il 27 febbraio 1996. Si tratta di un autore piuttosto eclettico,
Il suo stile va da un inizio figurativo per evolversi poi in arte astratta. Da piccole strutture passa alle macrostrutture e ai semoventi, pensate per ambienti esterni ed urbani. Ha lavorato con diversi materiali come il bronzo, il gesso e l'acquerello, tuttavia ha prediletto il ferro, con cui ha realizzato la maggior parte delle sue creazioni. Il monumento di Valdobbiadene, dedicato ai caduti, fu inaugurato nel 1959 ed è caratterizzato da interessanti sculture in ferro battuto raffiguranti alcune scene della vita di Gesù ed è dedicato ai caduti delle due guerre. A Valdobbiadene abbiamo la mostra permanente di Simon Benetton, che nasce il 24 ottobre 1933 a Treviso e muore il 14 ottobre 2016 all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia. È il figlio di Tony Benetton. Partecipa a numerose mostre in Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Finlandia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Austria, Giappone, Polonia, Cecoslovacchia e Belgio. Le sue opere sono a loro modo sonore, fatte di intrecci sinfonici, sculture che si rivolgono al cielo in orizzontale, tenendo una propria infinitezza. Simon Benetton si rivolge con forza espressiva al ferro, ma dominandolo con il rispetto amorevole di un figlio nei confronti di chi lo ha generato, così diceva Paolo Levi di lui. A Palazzo Benetton a Valdobbiadene è ospitata la mostra permanente delle opere di Simon Benetton. Le prime notizie relative ad un campanile di Valdobbiadene le troviamo datate 1560. In questa data, infatti, vi è la sostituzione del campanile diroccato con un altro staccato che durò fino al 1767. L'attuale campanile è opera dell'architetto Francesco Maria Preti di Castelfranco, 1701-1774. Come risultava dai disegni e dai documenti un tempo conservati presso l'archivio parrocchiale ed andati perduti con tutto il resto durante le rappresaglie e l'invasione della Prima Guerra Mondiale. I lavori di costruzione dell'attuale campanile, dunque, iniziarono nel 1743 e durarono 24 anni. Il campanile terminato fino alla cella campanaria venne completato con la cuspide in un successivo momento, terminato nel 1810. A seguire nel tempo troviamo nel 1830 la sostituzione delle campane, tre grosse campane ad intonazione di forte concerto in luogo di un campanone e tre o quattro minori di antica fattura, e furono fornite al posto della fonderia Cobalchini di Bassano. Fu così installato il primo orologio meccanico a pesi con il suono delle meridiane, opera dei fratelli Bellini di Valdobbiadene. I bombardamenti su Valdobbiadene durante la Prima Guerra Mondiale causarono la perdita della grande meridiana che l'abate Giovanni Folladore aveva realizzato sul campanile del Duomo di Valdobbiadene nel 1862. Il suo autore, che non era un comune gnomonista ma un erudito docente di matematica, aveva persino pubblicato un importante trattato sul metodo analitico di calcolo dei quadranti solari. Nel 1998 è stato finalmente realizzato il ripristino della Grande Meridiana, restituendo a Valdobbiadene un'opera di valore artistico e tecnico che un suo illustre cittadino aveva inserito 150 anni fa. Il Duomo viene costruito nel 1816. La dedicazione a Santa Maria Assunta della chiesa parrocchiale di Valdobbiadene è di antica data, presumibilmente risale al secolo XI d.C. Le prime notizie scritte le troviamo sulle varie visite pastorali a partire dal 1424. La chiesa precedente era cinquecentesca, divisa in tre navate. L'attuale chiesa è stata iniziata nel 1798. I lavori durarono 18 anni. Il vescovo Francesco Scipione Dondi dell'Orologio la consacrò il 13 ottobre 1816. L'atrio a pronao di ordine dorico iniziato nel 1825 è opera dell'architetto Bernardo Salomoni, successivamente modificato da Giuseppe Segusini
e completato nell'attuale forma dal Vicentini. Fu terminato nel 1840. La chiesa ha subito gravissimi danneggiamenti durante il conflitto del 1915-18, perdendo numerose opere d'arte, oltre al prezioso organo di Gaetano Callido, al tempo posizionato su orchestra sopra la porta d'ingresso. Nel 1898 il commendator Celestino Piva, all'epoca residente negli Stati Uniti, donò al sindaco di Valdobbiadene, il cavalier Ferdinando Piva, suo parente, una cospicua somma di denaro per la costruzione di una nuova scuola elementare. L'edificio, progettato dall'ingegner Giuseppe Fassina, fu arredato con le forniture di una ditta americana, che proprio grazie all'allestimento della scuola di Valdobbiadene vinse il primo premio all'Esposizione Universale di Milano nel 1906. L'edificio nacque con una conformazione ad U, ad un solo piano. Nel corso del tempo venne alzato di un piano e nella corte interna fu realizzata una palestra. Fu destinato a scuola elementare fino al 1967, anno in cui trovò invece sede l'Istituto Professionale per il Commercio fino al 2001. Il recente intervento di recupero del patrimonio storico-architettonico è stato finalizzato a restituire all'immobile l'originario splendore, adeguandolo alla normativa di sicurezza. Con la nuova destinazione d'uso dei locali, l'amministrazione comunale ha voluto mantenere l'originaria vocazione del palazzo, già sede di istituti scolastici, quale spazio deputato primariamente alla valorizzazione della cultura e delle realtà associative, alla promozione delle risorse turistiche locali, nonché sede prestigiosa della vita istituzionale. L'edificio oggi ospita la biblioteca comunale, la sala consiliare, l'Associazione Culturale Amici della Musica di Valdobbiadene, l'archivio comunale, l'auditorium e sale per le associazioni. L'attuale palazzo municipale è stato edificato in due momenti successivi. Nel 1840 venne costruita la loggia al piano terreno, sorretta da 12 colonne della superficie di 400 metri quadrati. Tale primo immobile era destinato a divenire loggia del mercato delle Granaglie. Ogni lunedì, giorno del mercato settimanale fin dal 1840 appunto, il porticato si riempiva di granaglie di ogni genere che venivano vendute e la piazza era occupata da numerose bancarelle. Nel 1873, su progetto dell'ingegner Vergerio, venne costruito il nuovo municipio, posto appunto sopra la loggia del mercato. L'ampliamento dell'attuale municipio avvenne negli anni Ottanta. Le più antiche fontane della piazza sono le due fontanelle laterali della loggia del municipio. Risalgono al 1840, data di costruzione della loggia del mercato delle Granaglie. Così diceva Alvise Semenzi nella sua Storia di Treviso e sua provincia, descrivendo Valdobbiadene. Nella piazza va una lunga loggia d'ordine dorico, con trabeazione semplice ad atticinio, sostenuta da 12 colonne, fiancheggiata da due fontane d'acqua perenne e purissima. La seconda fontana della piazza è quella monumentale, raffigurante Endimione. Risale al 1867. È stata costruita sotto il periodo di amministrazione del sindaco Dalla Costa. La statua raffigurante Endimione con il suo cane è opera dello scultore locale Luigi Geronazzo, così come il recinto ornamentale che racchiude la doppia scalinata in pietra fiancheggiata da muri sempre in pietra, sormontati da vasi di frutta scolpiti. Il tutto su progetto dell'ingegner Dall'Orto.